Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per un nuovo video di FIFA 22, nuova analisi modulo. Ho provato il 3-5-2, mi sono parecchio divertito e ho deciso di portarvelo. Ma prima di iniziare, come sempre, vi chiedo un like e iscrivetevi al canale. Sono tutti i giorni sul canale Viola Twitch. Mi raccomando, seguitemi anche lì, vi lascio tutti i miei social in descrizione. Allora, 3-5-2, un modulo che l'anno scorso è stato apprezzato da tante persone, un modulo che è stato utilizzato molto e quest'anno ho voluto riproporlo. Badate bene, è un modulo non semplice, voglio essere molto franco con voi, è un modulo non semplice, è un modulo che ha delle regole come tutti gli altri moduli ed è un modulo dove dovete essere molto bravi a difendere, a switchare e soprattutto ad attaccare. Io l'ho utilizzato con una sorta di 3-5-2 difensivo-offensivo, mi spiego meglio. Gli esterni di questo 3-5-2 si rientreranno in difesa, ma saranno la spina nel fianco della difesa avversaria, ovvero quando andremo ad attaccare in questo modulo troverete quasi sempre l'esterno destro libero. Cosa molto importante di questo modulo è, ragazzi, questa è una cosa imprescindibile, i tre centrali devono avere più di 80 di velocità come carta base, non parlo poi degli upgrade con Ombra e l'estintesa. Quindi ovviamente giocatori come Bonucci, Menzione e altri giocatori che hanno difesa velocità su 75-78 non mi sento di considerarli, perché adesso andremo a vedere il perché. Allora, tattiche personalizzate 3-5-2, andiamo a vederle. Io lo utilizzo così: 55 di ampiezza, profondità 65. Voi direte, ma non sembra un po' troppo quella profondità, perché comunque sei molto avanti? In realtà è un modulo, se vogliamo, anche di riconquista palla. Quindi quando io l'ho provato con un 55-50 non mi sono trovato bene, vi dico la verità, l'ho provato anche con 70, ma secondo me molti utenti con 70 potrebbero avere parecchie difficoltà, all'inizio almeno. Costruzione e manovra, qua ci sono tanti aspetti positivi. Io vi consiglio così, all'inizio, equilibrato, passaggi diretti, ampiezza 65, questo tornando al discorso di prima dove dobbiamo beccare l'esterno sempre libero, e questo ci può aiutare, ma soprattutto ci può aiutare ad avere 6 di giocatori in area. Con 7 sarebbe molto meglio, ma dobbiamo veramente saper difendere e aver paura dei contropiedi. Gli angoli li lascio a vostra discrezione, io metto sempre 1-1, 2-3, diciamo, solo se ho molti saltatori. Le istruzioni, e qui è questa la cosa più importante secondo me. Entrambe le punte dirò: rimani centrale, inseriscita alle spalle, con rimani in avanti. Altre quartista dirò sì, rimani in avanti, inserimento per i cross, quindi non gli dico entra in aria, e gli dico svaria. Questo perché ho notato che se dico altre quartista rientra in difesa, me lo trovo sulla linea del centrocampista e non mi serve lì, perché c'è, se c'ho già il mio centrocampista centrale, cosa me ne faccio che il trequartista venga a prendersi palla lì? Io devo portare più uomini nella metà campo avversaria, non ha senso. Svaria perché in alcune situazioni ho notato che il giocatore si posiziona su spazi vuoti, che per tentare conclusione della distanza, assist e altre giocate è una buona cosa. I due esterni, rientra in difesa, ampiezza bilanciata, non gli dico né taglia dentro, né svaria, né gioca largo, ampiezza bilanciata. Questo perché voglio che in base alle caratteristiche del nostro esterno esso si posizioni nella maniera più corretta e faccia i movimenti più corretti. Però gli dirò inseriscita alle spalle, questo sì, perché comunque è la cosa che vale di più in questo FIFA. Non gli dico entra in aria per i cross, in quanto sì, porto tanti uomini in aria, però voglio che sia una cosa un po' equilibrata, quindi il discorso è sempre non prendere un contropiede. Ok, questa è la cosa fondamentale. Entrambi esterni, destro e sinistro. Centrocampisti centrali, difesa equilibrata e non intercetta le linee, che non so perché quest'anno su intercetta le linee si creano molti buchi. Penso più perché bisogna utilizzare giocatori
con molta intercettazione, molto valore difensivo, e se sia un giocatore che faccia un po' entrambi le fasi o più offensivo, questa cosa venga meno. Però resta dietro copertura al centro e poi ragazzi difensori. Io non tocco mai i difensori, come potete vedere ciò resta dietro in attacco e intercettazioni normali. Nel 3-5-2 a Varane, ovvero Varane esempio, il vostro difensore con più velocità, dirò resta dietro, intercettazioni normali e sali. Ora uno legge sali e dice ma non è che mi trovo Varane in attacco, no. Se noi andiamo su sali, sali a marca stretto gli attaccanti avversari per impedire loro di ricevere palla. Cosa succede? Molte volte prendiamo il caso di Mbappé, che è un giocatore che tutti, la stragrande maggioranza degli utenti, utilizzano. Kylian Mbappé è quel giocatore che da fa il dai e vai e scatta sul lancio buggato e ogni volta ci fa male. Mettendo sali, io sto dicendo a Varane, visto che tutti poi utilizzano i rimani centrali inserisci tra le spalle, se uno ha Mbappé come punta, Varane si attacca a Mbappé e gli sradica la palla. Ovviamente dobbiamo essere anche bravi a controllarlo, perché questa cosa basta un movimento scorretto e creiamo un buco. Però se abbiamo un difensore automatico veloce, secondo me questa fa il caso nostro, cioè senza dubbio, almeno io la vedo così e mi sto trovando bene. Lo consiglio come modulo. Allora, è un modulo divertente, è un modulo per cambiare, è un modulo non per tutti, ci può stare, non costa tanto, perché se vogliamo vedere proprio il modulo in sé, adesso io lo sto, ho venduto i giocatori dopo che l'ho finito di provare, se vogliamo vedere il modulo in sé ci vogliono due mediani di rottura, quindi ragazzi un Kanté Petit, fate il centrocampo, non spendete neanche, se non sbaglio, 400k, Barella, Cantetto, ok, e gli esterni devono non usate i terzini, okay, io qua c'ho Mendy ma non prendete come esempio Mendy, non usate Theo Hernandez a fare l'esterno del 3-5-2 perché non ha senso, e soprattutto non usate i terzini come difensori centrali, quest'anno non workano, ci tengo a dirlo perché qualcuno magari dirà c'ho Darmian, dove lo metto? No. Cioè, preferirei di no, perché si creano dei buchi a volte perché le caratteristiche dei terzini non sono come quelle dei difensori centrali, fanno dei movimenti contrari. Le punte devono essere veloci e se possiamo con almeno, dovete scegliere tra le 5 o le 5 stelle skill o le 5 piede debole. Una punta, secondo me, a sto punto del gioco deve avere sempre 5 stelle skill. Una punta. Il trequartista. Allora, il trequartista è molto personale. Io preferisco un trequartista molto rapido con buoni doti di passaggio. Del tiro poco me ne frega perché entro in area con la palla quasi, quindi ok. Ho provato Vinicius trequartista. Lo può fare. Lo può fare anche Neymar, non lo può fare Messi, secondo me a sto punto del gioco non avere le 5 stelle skill nel trequartista o comunque essere molto legati a un solo piede non va bene. E per quanto riguarda invece i centrali, ragazzi, io visto ho fatto una coppia Varane, Upamecano, però ci siamo, quelli sono i parametri, ci sono buoni difensori anche in Bundesliga, quindi penso che sia un modulo che non costi tanto e niente. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questo modulo, se l'avete provato, qual è il vostro modulo preferito su FIFA 22. Vi ricordo che stasera uscirà una promo interessante, ovvero i Future Star, dove dovete fare anche alcune sfide. Poi andremo a approfondire, porterò altri giocatori nelle player review. Ragazzi, seguitemi anche su Twitch, mi raccomando, ci sono tutti i giorni, vi lascio tutti i miei social in descrizione e su Instagram, non fate esitazione, se volete scrivermi qualcosa ho lasciato anche quello, rispondo a tutte le domande, faccio gli squad builder, poi qua nelle playlist vi lascio anche i nuovi squad builder che ho fatto più o meno su 1 milione di crediti. Ragazzi, il video finisce qua, ci vediamo presto, bella!